Ciao a tutti, ciao a tutte. Che cosa ci racconta oggi lo scheletro? Oggi lo scheletro ci racconta che lavoro facevo. Può un antropologo studiando i resti umani di un individuo capire quale attività lavorativa svolgeva in vita? La risposta è sì. Non sempre, ma se è fortunato, può riuscire a capirlo. Questo perché? Perché determinate attività lavorative, soprattutto attività lavorative pesanti di tipo manuale e ripetitive, lasciano delle lesioni particolari a livello osseo. Queste lesioni si chiamano markers occupazionali e si formano perché l'osso è un tessuto vivo. Questo cosa significa? Significa che reagisce agli stimoli a cui viene sottoposto e si modifica di conseguenza. Se io svolgo tutto il giorno, tutti i giorni, per buona parte della mia vita, gli stessi movimenti ripetitivi, quindi utilizzo gli stessi muscoli, questi muscoli andranno a incidere delle lesioni particolari a livello osseo, in punti particolari a seconda del muscolo che utilizzo e del modo in cui lo utilizzo. Non sempre queste lesioni sono collegabili a dei mestieri specifici, nel senso che un determinato sforzo, ad esempio sollevare pesi, si riscontra a livello osseo. Ma se poi io devo andare a specificare quale tipo di pesi e in quale contesto, è una cosa che non posso fare, mentre altre lesioni sono specifiche e ben definite all'interno di un singolo contesto. Andando a parlare dei resti scheletrici rinvenuti nel cimitero di San Bartolomeo a Formigine, provenienti da un contesto basso medievale, sono stati rinvenuti dei markers occupazionali ricollegabili ad attività lavorative specifiche. Intanto su chi sono stati rinvenuti? Possiamo dire che sono stati rinvenuti su tutta la popolazione del cimitero, uomini, donne e anche bambini a partire dai 6-7 anni. Questo cosa significa? Significa che l'attività lavorativa era costante, era pesante da un punto di vista fisico e iniziava in tenera età, perché appunto 6-7 anni, in una società come quella moderna di oggi, si parla di bambini, certamente non di individui che devono andare a lavorare. Scendendo nello specifico, una delle lesioni riscontrate con una maggiore frequenza, in particolare nel 50% degli scheletri di sesso maschile e nel 30% di quelli di sesso femminile, è una lesione a livello delle clavicole. Le clavicole sono queste ossa qua, riscontrata prevalentemente nella clavicola destra. Perché a destra? Perché siamo quasi tutti destri. Questa lesione è stata collegata con il movimento che si fa per spingere la lama dell'aratro, quindi il vomere, nel terreno. Questo significa che noi stiamo parlando di una comunità di contadini. Un'ulteriore testimonianza di questo lato della comunità, quindi della vocazione contadina della comunità di Formigine basso medievale, si è avuto anche a livello archeologico. In particolare, nel museo voi potete vedere i resti di un vomere e di un falcetto. Per quanto riguarda invece la popolazione femminile, sono state riscontrate lesioni a livello degli arti superiori, quindi delle braccia, che sono state ricollegate con i movimenti che si fanno per muovere il pettine su e giù nel telaio, per compattare la trama e l'ordito. Quindi le donne tessevano in casa. Un'altra attività che le donne facevano e che è stata sempre riscontrata a livello osteologico è quella della filatura. Le fibre andavano filate per ottenere un filo con cui poi fare i tessuti e per filare una fibra, se è essa lana, canapa oppure lino, io devo torcere le fibre fra le dita. E per farlo è comodo avere le dita umide, un po' come quando sfoglio le pagine di un libro. Una lesione che è stata riscontrata in molti individui di sesso femminile riporta il palato più arcuato della media. Questo cosa significa? Significa che queste donne, per aiutarsi nella pratica della filatura, tenevano probabilmente in bocca un sassolino o una castagna per aumentare la salivazione e quindi potersi inumidire le dita costantemente. Questa cosa ha fatto sì che il palato si modificasse e diventasse un pochino più arcuato. Anche di questa attività sono state riscontrate testimonianze a livello archeologico. E nel nostro museo potete infatti vedere spilloni, aghi, ditali e anche delle fusaiole o fuseruole. Cosa sono queste? Sono i pesi che si mettevano in fondo al telaio per fare sì che restasse dritto man mano che il filo gli veniva rotolato intorno. Per oggi è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, alla prossima volta. Ciao!